diario degli errori. Michele Bravi con il diario degli errori, siamo ritornati nuovamente in diretta con la nostra programmazione qui su Radio Studio 95 Melito TV. Ai nostri microfoni per la prima volta Patrizia Giancotti, antropologa, giornalista che è appassionata dai greci di Calabria e ha scritto un libro meraviglioso, Filoxenia, l'accoglienza dei greci di Calabria, che ha riscosso un notevole successo in particolar modo per la nostra zona e un pregio, quindi noi ecco vi ringraziamo per queste belle parole che lei ecco ha descritto in maniera magistrale i nostri territori, che in particolar modo in questa nostra mattinata daremo lustro al libro. In particolar modo ecco chi legge il titolo Filoxenia, cosa significa? Sì, buongiorno a tutti per la prima volta da questi microfoni, perché magari ce ne saranno delle altre. Io appunto, grazie di questo piccolo invito, Filoxenia non è una malattia infettiva, è invece l'amore per il forestiero, così come lo intendevano gli antichi greci. E quella idea di accogliere chi non si conosce, perché proprio sotto l'abito di chi non conosciamo si può sempre nascondere un dio, e quindi bisogna sempre trattare il forestiero come se fosse una delle persone a cui teniamo di più. Da questa idea è nato questo lavoro. Io di solito mi occupo di popoli molto lontani, di Amazzonia, di indigeni, capito? Per esempio del Mato Grosso, oppure del Benin, o di Salvador di Bahia, dell'India. Invece ho avuto questo incarico dal GAL Aria Grecanica come consulente per venire un po' a studiare queste caratteristiche specifiche dei greci di Calabria, ma da questo interesse che ho avuto molto forte, io sono calabrese ma della provincia di Catanzaro, è nata poi l'idea di fare un libro. Dal libro è nata l'idea di fare un programma radiofonico che ho fatto per Radio 3, perché appunto io lavoro per l'emittente nazionale Radio 3, che ha un pubblico fidelizzato e molto, diciamo, di alto profilo culturale, interessatissimo a questi temi, e abbiamo circa 2 milioni di ascoltatori che poi interagiscono con noi. Quindi ho fatto questo programma di 4 puntate che si chiama Volti e Voci della Calabria Greca, e si può sempre ascoltare appunto scrivendo questo nome, Volti e Voci della Calabria Greca, nel palinsesto dell'archivio di Radio 3 si trova, e si possono ascoltare anche le voci di questi personaggi che io ho incontrato in circa un anno di cammino nell'area grecanica. Io ho lavorato in questa maniera, appunto camminando a piedi o in automobile per circa un anno in questi territori, armata di macchina fotografica e di registratore da campo, così come lo chiamavano gli antichi antropologi che andavano a recuperare, proprio a riportare le voci che si incontravano lungo il cammino. Appunto da queste testimonianze io poi ho tratto un succo, che è quello raccolto nel libro, e mi piaceva l'idea poi di dare voce veramente a queste immagini, a questi racconti. E quindi effettivamente con questa cosa del programma la cosa ci è un po' sfuggita di mano, per cui è stato ascoltato da tantissime persone, direi proprio in tutto il mondo, perché abbiamo avuto da Salonicco, dal Brasile, dalla Germania, tantissimi ascoltatori che ci hanno scritto per interesse. Quindi io voglio dire alle persone che vivono qui che il mondo è molto interessato a questi temi, e cioè alla tradizione che si sa valorizzare, che non si perde, in gesti che sono gesti arcaici, molto antichi, che dobbiamo ricordare il significato, e forse in questo un antropologo può venire in aiuto, visto che sono anche cose che stanno finendo. L'urgenza dell'antropologo è che studia proprio le tradizioni e studia l'uomo nella sua diversa attitudine che ha nel risolvere gli stessi problemi, no? Perché gli uomini hanno sempre gli stessi problemi: sopravvivere, sposarsi, procreare, vivere, morire, in tutto il mondo. E allora però gli uomini hanno trovato soluzioni diverse e hanno trovato un modo, per esempio, di rapportarsi a quello che non si conosce, quindi al trascendente,
al di là di questioni religiose, proprio un'urgenza di tipo spirituale. E allora vedere che qui ci sono ancora dei gesti che rimandano al trascendente, facendolo, inglobandolo nella quotidianità, è una cosa che fa molto bene all'uomo. Quindi, non so, trovare la signora Petronilla che quando fa il pane fa la croce, come fanno ancora tutti qua, che fanno quelli che fanno il pane in casa, non solo, ma che lo mette a lievitare tra le coperte, avvolto in un panno di ginestra. Dice, le nipotine dicono: ma nonna, che il pane deve riposarsi a sonno, che l'hai messo a dormire nonna il pane? E invece è bene raccontare quanto ci sia di sacro in questo gesto, no? Perché è una cosa che vuole ricollegare la fertilità della terra, quella del pane, del grano che diventa cibo, che diventa nutrimento, alla fecondità della donna che magari in quel letto procrea. E quindi c'è come una solidarietà mistica tra la madre terra e la madre donna, no? Allora, queste piccole cose che non sono affatto piccole, ma sono invece dei veramente dei valori che sono molto importanti di questa terra, sono messi insieme in questo grande viaggio che ho fatto attraverso la Grecanica, attraverso questa parola, filoxenia, l'amore per il forestiero, anche l'amore di una persona che come me camminava senza conoscere nessuno in mezzo all'ulivari mentre ci facevano magari la raccolta, e le persone mi chiedevano chi ero, mi invitavano a casa. A Condofuri, lo dico, Francesco Cariddi, per esempio, che suona l'organetto, io ho sentito questo suono, ho messo la testa dentro la porta della sua casetta dove suonava benissimo l'organetto, non mi ha neanche chiesto come mi chiamavo, mi ha detto: trasiti, favoriti, oggi abbiamo pasta e ciceri, mangiati con noi. Non sapevo nemmeno come mi chiamassi. Ecco, questa è una maniera di consacrare l'incontro con lo straniero, con chi non si conosce, consacrarlo attraverso la cosa che nella società contadina è la più importante, e cioè il cibo, l'alimento, il nutrimento che si vuole condividere. Quindi il cibo viene visto anche come un invito allo stare insieme, all'amicizia, ecco, ed è molto bello, ed è viene descritto meraviglioso nelle pagine del vostro libro, e in particolar modo come è stato questo percorso. Questo, il cibo in realtà è anche è questa cosa della consacrazione che riguarda proprio la vita, perché il cibo è vita, quindi io ti do qualcosa che c'entra con la nostra vita comune di esseri umani che si devono nutrire, no? È normale. Quindi anche quando andavo dalle mie zie, mangiasti, dopo uno si stufa, no? Certo che mangiai, oppure quella cosa che sembra. Ma dobbiamo ricordarci da dove veniamo. E cioè veniamo da quello, da questo fatto che il cibo è l'aspetto sacro, no? E poi appunto ci sono dei cibi particolari che qui sono molto legati alla stagionalità, alla ritualità. Per cui, non so, anche fare per esempio i zippuli, no? Uno dice una cosa, è un rito interessantissimo per la gestualità, per la danza, per il fatto che dentro c'è il fermento e quindi in qualche modo questo lievito esce da quella pastella e invade la cucina. C'è sempre un grande fermento mentre si fanno i zippuli, che è una specie di festa sempre, no? Poi hanno questa forma, che visto che intorno al novembre così c'è la festa di San Martino, da lì cominciano dalle nostre parti zippole viene chiamata crispella, i crispedi. Sì, ognuno le chiama diversamente. E poi quello che lei ha descritto viene dimostrato con delle foto, quindi una mostra fotografica, certo. E con le mani mentre impastano. Sì, questo l'ho fatto con una sorta di approccio antropologico, cioè la cronofotografia, fare vedere le varie fasi del procedimento in modo che si veda proprio la gestualità. Quel capitolo si chiama La danza delle mani, perché è una vera danza, e lì ci sono due pagine dove si vede proprio la preparazione di questi cibi. Allora, volevo dire che chi non conoscesse il libro, sarei molto felice andasse a vedere una pagina Facebook che si chiama Filoxenia, con la X, l'accoglienza tra i greci di Calabria, e lì si vedono le immagini di cui stavamo parlando, le fotografie e alcuni contenuti molto importanti del libro, con anche riportati i propri racconti, e poi le persone interagiscono, perciò ci sono poi tutte le testimonianze di chi racconta la sua di storia, magari riguardo all'acqua che si andava a prendere alla fiumara, no? E poi invece col rubinetto, insomma c'è tutta
una mitologia che vive da queste parti, vi invito veramente ad andare a frequentare, a visitare questa pagina, Filoxenia, l'accoglienza tra i greci di Calabria. Dentro la pagina si trovano le registrazioni di queste quattro puntate, volti e voci della Calabria greca, che ho realizzato, ideato per Radio 3. Quindi tutte queste voci, queste persone che ho incontrato, si possono riascoltare, tra cui appunto, non so, la signora Petronilla, sì, la bambina che canta la canzone, il fabbro Antonino Principato di Staiti che faceva il fontaniere, portava l'acqua nei paesi dove l'acqua non c'era. Quindi ricordiamo che è un percorso che si è svolto da Condofuri, Gallicianon, Staiti, Bagaladi, esatto, e tanti altri paesi. E Bova, che è un po' il centro, perché io abitavo lì in quel periodo, quindi diciamo che parte da lì con l'incontro con Tito Squillaci, che appunto si è occupato molto della salvaguardia della lingua greca. C'è un'intervista bellissima, anche radiofonica, sia a lui che alla figlia, che pensate adesso è stata a Cambridge per un tempo abbastanza lungo, proprio con una borsa di studio sulla questione del greco di Calabria, e adesso tiene corsi in inglese di lingua greca di Calabria, a cui tutto il mondo ha accesso, come se fosse una lingua, appunto, di queste lingue che sono parlate da poche persone, ma che hanno grande interesse tra i linguisti, perché nella lingua c'è il significato della cultura, che anche lei dell'appartenenza, che lei è andata a cercare. Vi invito ad ascoltare quel pezzo di programma che è veramente interessante, una ragazza giovane che ha parlato sempre greco di Calabria con il padre, che da quando è nata lui gli ha solo parlato in greco di Calabria. E quando una persona di servizio ha detto a Tito Squillaci, che è un professionista, un medico, dotturi, questa lingua non è per voi, gli disse, perché non si è tenuta, perché era la lingua dei pastori. E invece guardate un po', lei adesso a Cambridge può valorizzare questa lingua a livello mondiale. Ed è molto importante, perché si sta estinguendo, quindi è fondamentale che ci sia una continuità, delle persone che facciano che continui. Io se fossi qui andrei a questi corsi che lei tiene, perché imparando la lingua si impara chi siamo. Ed è una cosa bellissima. Adesso sono corsi estivi anche che lei fa, concentrati d'estate, eccetera. Tantissime persone si iscrivono, anche dall'estero addirittura, e vengono ad imparare, perché si imparano dei segreti che noi abbiamo custodito. Capito? Naturalmente era una lingua legata al contesto agropastorale, però sapere che ci sono centinaia e centinaia di modi di chiamare una capra fa capire che sapienza ci fosse dietro a queste parole. È molto interessante, e tanti sono gli incontri, quindi volevo dire, dalla persona super dall'erudizione massima, che è il professor Domenico Minuto, il grande grecista bizantinista, che chiude il libro e che chiude anche il programma radiofonico con una bellissima intervista, al pastore di Bagaladi, per esempio Mimmo Nucera, che è un allevatore che ha una macelleria all'inizio del ponte di Bagaladi con prodotti buonissimi, che mi ha aperto la strada della conoscenza, per esempio, dell'accordatura delle campane delle capre. Per cui io l'anno scorso a Pasqua sono venuta per quello che io ho definito il gran concerto di Pasqua, di cui potete trovare la testimonianza appunto nella pagina, il giorno in cui tutte le campane accordate delle capre sono vestite dagli animali e sciamano fuori dall'ovile in un vero e proprio concerto che riempie tutta la Valle del Tuccio in una meravigliosa sinfonia proprio della natura, del rapporto uomo-natura, che è una cosa che questi luoghi insegnano a tutti, insomma. Quindi è fondamentale leggere questo libro per capire anche un po' chi siamo noi, per chi non è addentrato nella tematica, anche perché il libro ha vinto un premio, il premio Agli sul Mediterraneo. Sì, veramente, poi è stato presentato a Roma al Festival della Letteratura di Viaggio, che è un festival molto importante, internazionale, e poi la rivista della Nikon ha all'interno una rivista internetica, si chiama proprio Nikon, lo trovate su internet e anche dentro la mia pagina, ha dedicato tutta una parte a questa cosa. Poi la bellissima rivista Gattopardo ha pubblicato un mio reportage sulla mia esperienza su questi luoghi, quindi
una piccola cosa che è diventata sempre più grande, che io credo possa ancora svilupparsi, perché io faccio una presentazione dove ci sono tutte le immagini, i racconti, i suoni di questi incontri, che è quindi un vero e proprio spettacolo, diciamo. Allora, la cosa importante è che anche senza leggere questo libro, se vi guardate intorno nella vostra famiglia, c'è sicuramente qualcosa da andare a riscoprire per capire meglio chi siamo noi che abitiamo da questa parte dove si vede un altrove. Ricordiamoci che questo è il Finisterre d'Europa. Qui finisce o comincia l'Europa. E questo arrivare alla fine dell'Italia e vedere che invece di là continua con l'Etna, con la Sicilia, apre qualcosa dentro il cuore dell'uomo, dice Domenico Minuto, queste montagne parlano. E veramente queste montagne parlano. Mettiamoci in ascolto, chi è qui che ha deciso di non andare via e ha deciso di investire la propria energia per valorizzare questi luoghi, abbia il mio umile contributo di antropologa che viene da posti magari molto lontani a vedere la bellezza di questi luoghi. A volte chi abita nella bellezza se ne abitua e vede magari solo le cose negative. Ultime battute, poi diamo spazio alla pubblicità. Il libro è fondamentale anche per chi vuole conoscere il nostro territorio, ma ci sono dei passi splendidi come quello in cui dice bisogna restare, partire, tornare. Sì, questo era il racconto di Nancy e di Bruno, che appunto anche loro sono di Bagaladi, con da una parte una voglia di andare, da una parte una voglia di restare, e poi a un certo punto racconto che si spostano i tavoli e si comincia a ballare. Questa ragazza che appunto vorrebbe andare in Svizzera, vorrebbe avere più esperienze, aprire i suoi orizzonti, comincia a ballare con un anziano in una forma così vera, così antica e al contempo così moderna, che fa capire che si può andare dappertutto se ci si porta dietro il proprio mondo. E nel libro, così come volevo lasciarvi con questa citazione, cito Ernesto De Martino, il grande antropologo italiano, che dice: quelli che non hanno radici e sono cosmopoliti si avviano alla morte della passione e dell'umano. Per non essere provinciali bisogna possedere un villaggio vivente nella memoria, a cui l'immagine e il cuore tornano sempre di nuovo e l'opera di scienza o di poesia riplasma in voce universale. E quindi se questa memoria, cioè se il villaggio vivente ce l'abbiamo anche nel canto, nella danza, nel corpo, è ancora meglio, perché si può restare, partire, tornare e tutto rimane sempre autentico. Ricordiamo l'appuntamento di questa sera, lei sarà Ah dove? sì, io sono venuta qui anche perché stasera a Brancaleone, non so come si chiama questo posto, Altalia. ecco, ad Altalia, un'associazione che si chiama Servas, che vi segnalo, è molto interessante perché è una cosa di scambio che ha a che fare proprio con la filoxenia, con l'accoglienza, ha fatto il suo incontro annuale a Brancaleone e mi ha invitato a presentare il libro. Quindi io farò stasera una presentazione con le immagini, i racconti di filoxenia, l'accoglienza tra i greci graba, alle 9 di sera a Brancaleone, in questo posto che mi dimentico sempre. Altalia. Grazie mille a tutti, grazie. Grazie mille a Patrizia Giancotti, giornalista e autrice di questo splendido libro, Filoxenia, l'accoglienza tra i greci di Calabria. È veramente un onore averla ai Anche nostri per microfoni, ma non sarà la prima volta sicuramente perché sarà presente nella prossima estate. Sì, possiamo chiacchierare ancora. Grazie Grazie ancora, a tutti. alla prossima. Gran mattino, il buongiorno di Studio 95. 5, 5. Radio Studio 95. Amor per me, amor per ti.